contro sole. Finale, sì, è meglio che ci stia io contro sole che tu, se no non vede niente nessuno, Giuseppe. Siamo già in diretta. Finale di San Bernardino Prato 2-1. Per 10 minuti hai assaporato il passaggio del turno. Sì, guarda, ci credevo, perché comunque da fuori mi dicevano che il Borgoratti fino alla fine stava vincendo e quindi ci abbiamo creduto fino alla fine. Comunque bene così, i ragazzi fino alla fine hanno giocato per vincere, alla fine abbiamo vinto e direi che dopo la partenza di Bergagli, dove comunque non abbiamo giocato come secondo me possiamo giocare, abbiamo fatto due buone prestazioni, quello che conta, abbiamo sfiorato la qualificazione, va bene così. Ho fatto giocare praticamente 24 della rosa tutti in queste tre partite di Coppa, quindi è stata un'occasione per valutare un po' di ragazzi. Nonostante tutto ne abbiamo vinte 2 su 3, quindi due con due squadre che poi ci giocheremo dal nostro livello, che ci giocheremo al campionato, nel senso, quindi bene così. Sono contento perché sia col Borgoratti che col Prato abbiamo fatto il gol della vittoria nei minuti finali, quindi fino alla fine ne abbiamo, fino alla fine ci crediamo e quello che conta. Sì, quindi situazione mentale molto buona. Ma guarda, sì, noi lavoriamo bene, in settimana si lavora bene, stiamo facendo bene, poi il calcio per carità, cioè mille variabili, mille cose che non si possono sempre preventivare, però io sono contento, nel senso, stiamo facendo bene, in ogni allenamento ci siamo tutti, quindi va bene così. Ti dico, dopo la prima partita di col Bergagli ero un po' deluso perché comunque non ho visto il giusto atteggiamento, mentre le altre due partite, a prescindere dal risultato, perché poi col Borgoratti potevamo anche pareggiare, sinceramente, è una partita che finisce 3-3, non fa assolutamente, il Borgoratti non ruba assolutamente niente. Però a prescindere dal risultato ho visto l'atteggiamento giusto, la voglia di vincere e un gruppo coeso, che è quello che comunque volevo vedere. Poi soprattutto ho visto un sacco di ragazzi e quindi per domenica prossima, rispetto allo scorso anno... Come iniziate il campionato con chi? Ma facile, con la Sampdoria Arenese. Ah beh, giusto una... Ma guarda, poi tutto sommato meglio così, perché forse battiamo meno queste squadre noi che le squadre... tignose tipo il Prato, quindi no problem, va bene. Ok, grazie Giuseppe. Ciao.